Siamo pronti? Ebbene sì, siamo arrivati alla nostra formalizzazione scritta. È giunto il momento quindi di organizzare il nostro banco di lavoro con il nostro quaderno, il nostro materiale necessario, colla, forbice, penna stilografica, penna rossa e due foglietti che abbiamo ritagliato e incominciamo ad affrontare questa nuova scrittura. Scriviamo la data con la penna stilografica, 3 aprile 2020. Poi scendo a capo e con la penna rossa e stampato maiuscolo scrivo il titolo, la punteggiatura. Scendo a capo e scrivo il sottotitolo in stampato maiuscolo, il punto interrogativo. Poi piego a metà il foglio, prendo la colla e incollo il disegno simbolo del punto interrogativo in centro nella riga successiva. Dopodiché incollo il testo nella riga successiva. Ora prendiamo la penna stilografica e incominciamo a scrivere. A capo. Il punto interrogativo è posto al termine di una domanda diretta. Punto a capo. Indica un cambio di intonazione della. Io ho dovuto girare il foglio e scrivo sulla prima riga. Voce e prevede una pausa. Punto a capo. Dopo il punto interrogativo, virgola, il discorso ricomincia con l'iniziale maiuscola. Punto a capo. Salto una riga e scrivo es. Punto. Dove vuoi andare domani? Punto interrogativo. Salto una riga e scrivo es. Punto. Chi viene con te oggi al parco? Punto interrogativo. Io vorrei andare con mia cugina. Punto. Bene, anche per oggi abbiamo finito di scrivere la nostra formalizzazione scritta.